Un museo che è il frutto della sinergia tra diversi enti differenti tra loro, che ha permesso di far tornare in città bellissime opere legate al nome di Amaseno. È quello inaugurato sabato nella cittadina, che racchiuderà veri e propri tesori provenienti dalla collegiata cistercense di Santa Maria. L'evento è conciso con la chiusura del giubileo straordinario legato al sangue di San Lorenzo, il patrono della città. È stato un anno intenso, non solo di celebrazioni ma anche di solidarietà e anche di cultura, perché proprio oggi è stato inaugurato il museo qui a Amaseno, che raccoglie delle cose molto preziose di questa cittadina, e attraverso la collaborazione, la sinergia tra la parrocchia, il comune e anche la diocesi. Siamo contenti di questo, ma siamo contenti soprattutto perché questo martire, patrono di questa città, ci ricorda ogni anno il senso della vita. L'anno santo è chiuso, ma la porta della fede per tutti i pellegrini è sempre spalancata. I tanti pellegrini che continueranno a venire qui ad Amaseno a venerare San Lorenzo troveranno sempre la sua protezione, troveranno sempre il suo amore, ma troveranno anche sempre quell'incitamento a vivere con dignità e con forza la fede che abbiamo ricevuto. Molto soddisfatto il sindaco Antonio Como, che ci ha tenuto a ringraziare chi si è speso per l'apertura del museo. Una bellissima giornata che chiude una parte importante di questo anno giubilare, ma riapre altre attività che ci porteranno ad essere protagonisti della vita culturale non solo della provincia di Frosinone, con le attività che vorremmo mettere in atto con il Museo Civico Diocesano. E la cerimonia è stata anche l'occasione per rafforzare il legame con il borgo maltese di San Lorenzo. Un anno che anche noi come Cositani e come Maltesi abbiamo avuto l'opportunità di accogliere la reliquia di San Lorenzo anche nella nostra chiesa, che anche è dedicata a San Lorenzo. Ma non solo, siamo qua per continuare il percorso che abbiamo cominciato per un eventuale gemellaggio che noi vogliamo fare tra Malta e l'Italia.